Buongiorno. Amo i poeti che poco noti perseguono in solitudine la loro ricerca letteraria. Uno di questi è Claudio Pasi, nato a Molinella in provincia di Bologna nel 1958, che in questa raccolta Ad ogni umano sguardo, edita da Aragno nel 2019, mette in piedi una collezione di poesie che attraversano vari momenti della microstoria del suo paese. Molinella, appunto, dal primo secolo a.C. alle soglie del 2000. Io ho una particolare predilezione per una poesia che parla di una visita del padre di Anna Frank a una classe di una scuola elementare. Però, dato il contesto in cui siamo, vi leggerò invece Affondamento di una biblioteca nel 1940, che è una poesia che racconta l'affondamento di una nave che portava ad Addis Abeba in dono la biblioteca privata del poeta Severino Ferrari. Il lungo viaggio della biblioteca, che appartenne a un poeta, attraversati molti mari, rinchiusa nella stiva del mercantile assieme alle derrate, finisce qui, sul molo di Massaua. Forse per un errore di manovra, forse centrata da una cannoniera inglese, ora la nave cola a picco. Il carico si inclina e da uno squarcio della carena scivola sott'acqua. Dalle casse schiodate fuoriescono i classici Barbera, le edizioni commentate di Tasso e di Petrarca. Nelle onde si sfogliano i volumi simili ad alghe o a ombrelli di meduse e le ali delle pagine sorvolano le corolle chiomate delle attinie, fluttuando verso il fondo. Le brossure rimangono impigliate tra le fronde taglienti dei coralli, mentre guizzano sopra le dorature degli inquarto del Tommaseo Bellini o intorno ai canti popolari in San Pietro Capofiume, frotte di pesci variopinti. In questo cimitero sommerso di conchiglie e sabbia e nafta e scafi arrugginiti, riposano le carte dei poeti. Grazie, arrivederci.